Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse sono Roberto Martini e nel momento in cui sto registrando questo video abbiamo raggiunto i 50.000 iscritti sul mio canale YouTube, ragazzi. Sono davvero contento per questo bellissimo risultato e non so come ringraziarvi. Lo ripeto anche qui, grazie di cuore a tutti quanti. Qualche giorno fa ho fatto un post proprio su questo grande avvenimento dove scrivevo che spesso non capisco perché sono così seguito e tanti di voi mi hanno risposto perché si vede che sono umile, trasparente, una persona competente e che non ha secondi fini. Mi scrivete in tantissimi, ricevo ogni giorno tantissimi messaggi. Grazie a tutti per i bei commenti, mi fate capire ogni volta che sono sulla strada giusta ed ecco il perché del video di oggi, perché voglio essere trasparente con voi. Logicamente con la crescita del canale YouTube e il seguito su Instagram e Facebook iniziano ad arrivare sempre di più le proposte dei vari brand. Questo è normale, per diventare magari ambassador di un brand oppure per testare e provare i loro prodotti e farci una recensione, e voglio sfruttare il video di oggi per fare un po' di chiarezza, perché in tutta onestà lì fuori c'è un sistema che spesso non mi piace. Inizio con lo spiegarvi le basi del sistema attuale. Partiamo con gli ambassador. Solitamente sono degli atleti normali o di un livello medio-alto con però un forte seguito sui vari social, e nel momento in cui tu diventi ambassador di un brand ti inviano i loro prodotti gratuitamente. Per la quantità di materiale spesso dipende da brand a brand. Alcuni ti inviano davvero tante cose e alcuni un po' meno. In cambio però per questi prodotti gratuiti che cosa vogliono? Ragazzi, vogliono visibilità. La vogliono attraverso dei post. Per esempio il loro prodotto deve comparire in almeno 3 post al mese e magari in 5 storie al mese. Ecco, ci sono contratti di questo tipo. Attenzione però, questi brand vogliono anche l'esclusiva. Quindi non puoi postare foto con brand simili a loro. E soprattutto ragazzi, non puoi parlare male del loro prodotto. Quindi, se il loro prodotto ti fa schifo, non puoi dirlo. E anzi, in alcuni casi richiedono dei commenti positivi. Da qui è chiaro, ragazzi, che se un ambassador si fa una foto con le scarpe che gli sono state regalate e dice che sono le scarpe più comode al mondo, non so se potete fidarvi al 100%. La domanda è: starà dicendo la verità oppure no? Purtroppo non possiamo saperlo. Però posso dirvi, stando in questo mondo, che sicuramente molti post che vedete in degli ambassador non corrispondono alla realtà. Questa è la verità. Attenzione ragazzi, piccola parentesi. Fortunatamente non è sempre così. Conosco personalmente ambassador di brand che non si sono trovati bene e hanno rotto il loro contratto e hanno preferito cambiare. Oppure ci sono ambassador che davvero credono in quel prodotto che stanno sponsorizzando. Quindi fortunatamente non è sempre così, però purtroppo noi dall'esterno non sempre riusciamo a capire se questa persona è onesta oppure meno. Secondo, collegato con il punto precedente, ci sono gli atleti sponsorizzati. Questi sono atleti di un certo livello, sono gli atleti con la A maiuscola, e per questi valgono le stesse cose dette per gli ambassador. Gli vengono inviati dei prodotti gratuitamente e i più seguiti ricevono anche un compenso economico, anche se qui in Italia, ragazzi, succede poco purtroppo. La corsa è uno sport povero e sono, tra virgolette, costretti anche loro a postare foto dei brand con cui sono sponsorizzati e ad utilizzare magari quel paio di scarpe anche se in realtà non si trovano bene e gli fanno venire le vesciche. E qui ragazzi porto un esempio mio diretto. Quando ancora non capivo molto di questo sport e di questo mondo, vedevo Kilian Jornet correre con ai piedi le Salomon e mi sembravano le scarpe migliori per eccellenza per il trail running. Mi sembravano wow, la Formula 1 del trail. Che cosa faccio ragazzi? Compro le scarpe della Salomon, quelle bellissime che utilizza anche Kilian. Qualche settimana dopo ci corro una gara da 90 km con 6.000 metri di dislivello e a fine gara avevo i piedi distrutti pieni di vesciche. Ho detto mai più. Da quella volta ho imparato la lezione e compro solo le scarpe che vanno bene per i miei piedi e non quelle che porta l'atleta top. Terzo ed ultimo caso di cui voglio parlare oggi sono quei brand che inviano i prodotti per farci delle recensioni, come succede spesso qui su YouTube. Il problema è che questi brand non vogliono una recensione onesta, vogliono solo che lo YouTuber di turno parli bene del loro prodotto, facendogli pubblicità. In alcuni casi, oltre ad inviargli il prodotto, c'è anche
anche un compenso economico dietro. E qui è chiaro che quella recensione che starà girando questo youtuber non sarà onesta e sincera al 100%. Purtroppo viviamo in un mondo falso e vi sto dicendo tutto questo per mettervi in guardia. Fortunatamente, anche qui ragazzi, non sono tutti così. Ci sono persone oneste che si comportano in modo chiaro, però purtroppo non sempre è così. E ora passiamo a me, parliamo del passato e del presente e del futuro di questo canale. Visto che siamo anche a inizio 2021, mi sembra il momento adatto. Fino adesso sono rimasto sempre molto neutro. Mi hanno chiesto per esempio di diventare ambassador di un noto brand di orologi GPS e io ho rifiutato la proposta, perché logicamente a quelle condizioni non potevo accettare, non sarei stato più onesto con voi. Gli ho risposto come rispondo a tutti, che se vogliono possono inviarmi il loro prodotto e che poi farò una recensione dove dirò i pregi e i difetti del prodotto in modo trasparente e onesto al 100%. Purtroppo questa cosa non piace a tutti i brand. Oppure, ragazzi, mi hanno proposto un accordo su un sito di vendita di scarpe online dove volevano che io facessi la recensione 2 giorni dopo aver ricevuto le scarpe. Ragazzi, ma come faccio a fare una recensione provando le scarpe soltanto per un giorno? Posso dire le prime impressioni? E se poi quella scarpa però dopo 200 km si strappa e si lacera? Io devo testare e provarla. Gli ho risposto che potevamo collaborare, ma avrei dovuto testare le scarpe per almeno un mese. Che cosa hanno fatto loro? Non mi hanno più risposto. È così che succede, ragazzi. Non andavo bene. E questo, ragazzi, succede anche con altri brand quando mi contattano per provare i loro prodotti. Quando dico che voglio totale libertà al 100% di dire quello che penso, con aspetti positivi e negativi soprattutto dei prodotti, non vado più bene. In quel caso preferiscono avere l'influencer di turno che è costretto a dire solo cose belle e positive dei loro prodotti e non vogliono una recensione onesta e sincera. Pensate che proprio qualche settimana fa un brand di integratori sportivi mi ha contattato dicendomi se volevo fare da ambassador, che mi avrebbero inviato 200 euro di prodotti a settimana e bla bla bla. Io gli dico: guarda, però io non posso darvi l'esclusiva e comunque farò sempre delle recensioni oneste con pregi e difetti. Fatto sta che anche loro sono spariti. È così che succede. Purtroppo è così. Con l'influencer è tutto più facile. Bene, perché vi sto dicendo tutto questo, ragazzi? Tutto questo per dirvi che nel 2021 continuerò su questa linea per il mio canale. Non sarò ambassador di nessun brand. Non accetto prodotti spazzatura da recensire sul mio canale. Non faccio in nessun modo post o video sponsorizzate. La maggior parte dei prodotti che vedete sul mio canale sono cose che compro io personalmente e che utilizzo io personalmente per me nei miei allenamenti. E se qualcuno mi invia un prodotto, io richiedo totale libertà. Questa per me è onestà e trasparenza nei vostri confronti. L'unica cosa che faccio, ragazzi, è inserire il link Amazon sotto in descrizione al video. Se acquistate attraverso il mio link, io ci guadagno qualche centesimo, ma parliamo di percentuali davvero bassissime, e soprattutto il prezzo per voi non cambia in nessun modo. E poi, cosa importante, lo ripeto in ogni video per trasparenza. Bene, ragazzi, io sono convinto che a lungo termine l'onestà, la sincerità paga sempre, quindi staremo a vedere nei prossimi anni che cosa succederà. Però al momento io rimango così, libero e felice. Bene, ragazzi, come sempre, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace qui sotto, serve a supportare il canale. Se ancora non l'hai fatto, vi invito a seguirmi su Facebook, Instagram, Strava, continuiamo a crescere. E poi soprattutto, ragazzi, vi invito a non farvi fregare. Ciao ragazzi, buone corse a tutti.